Giulia, siamo al parco commerciale di Orta di Atella, Favole, per l'evento di moda, intrattenimento e spettacolo di cui Rosa Baiano ed Emanuele Pagano sono ospiti. Allora ragazzi, come è cambiata la vostra vita dalla partecipazione del Grande Fratello? Oddio, è cambiata parecchio, perché esci per strada e non stai tranquillo, puoi andare al cinema e non riesci a stare tranquillo, però questa diciamo che è la parte più bella di questo lavoro, tra virgolette, di quello che si è fatto, che non si è più, tra virgolette, comune persone normali, però magari ci si riconosce per strada, siamo diventati UFO, sì, strani, si muovono, però guarda, dopo 2 anni ancora dura in qualche modo il nostro essere ancora al centro dell'attenzione in qualche modo, ma siamo l'ultima coppia rimasta, quindi un po' tante cose ci tengono quando sempre, quando si muore comunque, noi ce n'è più dopo. Non ce n'è più del nostro, sono finiti, quindi diciamo che... Infatti voi siete fortunati, perché mentre su alcuni le luci dei riflettori si sono comunque spente, su voi sono sempre vivi. Sono infatti molti curiosi che vogliono sapere come va la vostra vita di coppia, perché all'interno della casa forse in pochi credevano che la vostra storia... Sì. Nessuno, neanche nessuno. Se non ero contento io, dopo nessuno. C'è stato un inizio proprio sconvolgente di corteggiamento, tutti quanti, sai, ce la possiamo fare, vai Emanuele, dai che la... Poi appena mi ha conquistato non andava più bene, non si è mai capito perché, non andava più bene, quindi vabbè. Ci Ma vediamo. Lei nella casa però ha avuto... già un precedente, aveva avuto già un precedente, come hai fatto a conquistarla Emanuele? Diciamo che me ne hanno appioppati parecchi che non erano veri, comunque va bene uguale. Come ho fatto? Piano piano, a me piaceva tanto. Partendo dai primi, che io non l'avevo mai seguito, che se sapevo dovevo entrare non l'avevo mai seguito. Perché sennò potevo partire avvantaggiato, invece ho armi varie, sono partito e sono arrivato fino in fondo. Niente, come ho fatto? Piano piano, oppure lei era ferita perché ha avuto una storia precedente con Davide. E alla fine eccomi qua. Pazienza, perché per prendere un bacio aspettavo un mese. No. Vabbè, però a distanza di 2 anni adesso ne prendi tanti. Ecco, non abbiamo la sfera personale, che sennò si dà proprio. Però ci puoi raccontare un pochino com'è Rosa nella vita di tutti i giorni. Facciamo un gioco, tu ci racconti Rosa com'è nella vita di tutti i giorni e lei ci racconta com'è Emanuele. Guarda, dico la verità, da Rosa nella vita di tutti i giorni. Cominciamo dal male. Posso parlare, posso dirlo, è un pinballe. Una cosa incredibile. Perché è troppo perfettina. Allora, a casa, quando io entro a casa sono preso molto casini previsti. Troppo. Allora appoggio la giacca da una parte e lei me la leva, le scarpe me le leva, cioè è molto pesante, molto pulita, ma in casa lava sempre con la chiamo cenciaiola. Questo è un difetto delle napoletane, diciamo. Tutte così. Tutta la casalinga. Non lo sapevo. Però ci avrà qualche difetto anche Rosa. Qualche difetto? Difetto ce n'ha tutti. Come sì? No, difetto non ce n'ha pochi. Questo fatto che rompe. E lo lascia a piedi, poi ve lo portate. No, cioè questo fatto qua che è un po' rompe, poi non difetto non ne ha. Ha tanti pregi. Trattate bene, questa me la segno. A tanti pregi, però... no, perché lei mi ha detto tratta bene, colpa sua. Sarebbe, dimmi un po', va, illuminami. No, ai pregi ce n'ha tanti, che insomma, che è una persona molto seria. Che ne ha tanti, metà in casa c'è una settimana. Ha tanti pregi. Grazie. Invece Rosa, da dove partiamo? Scegli tu, dal bene o dal male. Iniziamo dal male. Allora, io sono molto precisina, troppo puntigliosa, troppo sistemata, tutto quello che vuoi. Però ho anche acchiappato uno che è proprio l'opposto mio, disordinato, sì, disordinato, superficiale, mette roba ovunque. Cioè, se io lo facessi entrare in casa 5 minuti prima di me o 10 minuti prima di me, io ti so dire tutto il percorso che ha fatto, perché ovunque cammina lascia qualche residuo, quindi ho la porta aperta, ho l'armadio, ho la stampella, però poi in compenso no, è un ragazzo proprio così, semplice, non è artefatto, non sta lì a pensare quando deve dirti una cosa, te la dice con sincerità, è molto molto schietto, guarda sincero, guarda lo sguardo, che non è vero. Anzi, io mi sto aprendo di più, tu lì, tu lo sono, che sono seria. Non parlo tanto, io non sono molto... Andiamo d'accordo, perché siamo molto simili comunque, nella vita normale, nella vita umana, come
esseri umani siamo molto simili. Quindi abbiamo capito che sentimentalmente ci siamo. Lavorativamente, com'è cambiata la vostra vita? Te, per esempio, Rosa, ultimamente hai avuto la possibilità di avere una piccola parte in un medico in famiglia. Com'è stata questa esperienza? Guarda, io faccio questo da... saranno 10 anni. Ho fatto 10 anni di teatro, quindi è una cosa che... questa è la cosa che di più mi piace fare. Quindi quando capita qualcosina mi fa solo piacere, quindi mi sono divertita, sono stata bene, è stata una bella esperienza. Diciamo che vorrei fare, come tutti voi, qualcosa in più, perché questo lo facevo anche prima. E una cosettina positiva c'è, devo fare un film, un pezzo di film per il cinema, non so ancora niente, stanno scrivendo la sceneggiatura, però sarò una cantante questo film, che facendo 10 anni di teatro ho fatto anche 10 anni di canto. E diciamo che quello che ho seminato poco a poco lo sto raccogliendo. Poi in generale la mia vita, cioè, prosegue con lo... sì, magari ci facciamo assicurare il sedere, tanto poi è diventato immenso, no, diciamo. No, però la vita a livello poi di studio, io facevo giurisprudenza. Anch'io. Quindi sì, certo. Faceva. No, io facevo giurisprudenza e sto decidendo di cambiare. Non è una scelta facile, perché sto aspettando per vedere come va, perché sarebbe buttare quasi 3 anni della mia vita, perché non mi piace più fare quello che facevo. Io sono una persona che ha bisogno di stimoli per studiare, soprattutto qualcosa che ho sempre fatto, e siccome non ne ho più in quel mondo, in quel settore, data la situazione che abbiamo ultimamente nel nostro paese, non mi stimola più. Quindi sto cercando qualcosa che non mi faccia proprio perdere del tutto ciò che ho fatto e poter fare qualcosa di più pratico, che mi possa mettere con molta più immediatezza magari in un lavoro prossimo, in qualche possibilità che mi può capitare. E nel futuro di Emanuele invece? No, io, il futuro mio è lavorare come prima, carpentiere. La borsa, non è, non è cosa, cioè, non, fare l'attore è difficile, devi studiare tanto. A me quando metto a leggere fa male la testa, non sono abituato, siccome la mia vita la vedo sempre fare il carpentiere, basta. Ora ricomincio a lavorare con l'agenzia di moda, me lavoravo prima, portare le ragazze a giro, faccio il tour campare un'altra volta. L'attore è molto difficile, ho fatto un paio di provini, ho fatto una parte di un film anch'io che esce a gennaio con Zeno, però non... Diciamo che si deve applicare un po', dovrebbe studiare un po'. Mio. Vabbè, ti aiuta lei? Sì, sì, se viene, ma per me viene dopo. Prima viene il mio lavoro, poi dopo viene l'attore, se viene qualcosa, se no non... posto così sono io. Ultima domanda, ma questo anello lo mettiamo? Questo matrimonio lo facciamo? Lo sposiamo già? Pozzo di soldi. Bello che ci sposiamo. Ma noi ci sposiamo ogni volta che abbiamo l'occasione, vedi? Manifestazioni, facciamo sempre le prove. Stanno pagando le cambiali. Sì, l'anello che adesso abbiamo portato ad aggiustare, quindi si sta scatenando il panico. Dove sta? L'ha messo, si sono lasciati. Devi sapere che abbiamo persone un po' anche malate che stanno dietro a questa situazione, quindi ogni volta che succede qualcosa, e non ha messo l'anello, e mo che fine ha fatto? Lui ce l'ha, lei no, quindi lei l'ha lasciato. E quindi vabbè, siamo... Infatti ho letto di tanti commenti relativamente a questo vostro io finché non lo finisco di pagare l'anello lo lascio. No vabbè, ci stiamo attrezzando comunque. Diciamo che sai che cosa? È che non vivessimo insieme uno avrebbe anche molto più la, non la voglia, però l'esigenza, sai, l'esigenza di... Ma noi viviamo già insieme da 7 mesi. Non è per quello, è per farci dei figli magari che ci vogliamo sposare, perché in quello sono un principio per quanto riguarda quello. Quindi magari in base al lavoro poi vedremo, però non più di un annetto, un paio d'anni. Comunque già l'anno prossimo vediamo di... Siccome il matrimonio a Napoli, lo sai, iniziano anni prima di preparazione, prima. Quindi iniziamo l'anno prossimo per l'anno che viene ancora. Anni prima. Vabbè, tu però... Tu devi preparare solo il portafoglio, amore mio. Bravissimo. Poi me lo vedo io. Non lo vedo molto convinto, no, però, si tratta di queste cose, ci pianca proprio. Perché ti devo dire? Lavora. Già lo vedo fuori. Noi vi lasciamo perché comunque avete il vostro da fare qui alla Sfilata. Se ci fate un saluto per gli amici di Pupia TV. Un bacione a tutti gli amici di Pupia TV. Grazie. Un bacione a tutti gli amici di Pupia TV.
Amici di Pupia, siamo con Anthony Palmieri, organizzatore e presentatore dell'evento qui alle Favole, il parco commerciale di Orta di Atella. Un evento che ancora una volta unisce musica, spettacoli ed intrattenimento. Sì, perché la moda è spettacolo e noi abbiniamo oltre alla moda anche la parte, come vedi, artistica, dei cantanti, anche una scuola di ballo, anche un cabarettista che è Thomas Mugnano, e poi abbiamo come finale ospite Rosa Baiano ed Emanuele Pagano del Grande Fratello. Però l'importanza che diamo alla moda è proprio quella delle sfilate di moda, dove portiamo in passerella proprio l'abbigliare dell'estate, perché la gente vede l'abbigliamento e compra, e quindi è importante che venga spronato l'abbigliamento organizzando sfilate di moda. Siamo contentissimi perché c'è tantissima gente. Ed infatti ricordiamo che insieme all'agenzia di moda di Michele Trasparente avete in serbo molte sorprese per quest'estate. Sì, abbiamo una sfilata il 26 a San Nicola la Strada, il 2 di giugno c'è un grande evento a Caivano con Stefano De Martini, il marito di Belen, poi abbiamo Grisignano, abbiamo Casaluce, insomma abbiamo parecchie sfilate nel mese di giugno. Sfilate che hanno sempre dietro un parterre di ospiti e soprattutto di modelle, di modelli molto ricco e molto bello. Sì, noi lavoriamo comunque con professioniste e solo con professioniste, perché la moda deve essere abbigliata e indossata proprio da chi sa fare queste cose, quindi ci teniamo in particolar modo ad avere sempre una struttura organizzativa molto professionale, fatta di coreografi, DJ, assistenti, modelle e presentatore. E Anthony Palmieri è uno che sa fare. Grazie mille, sei gentilissima. Buonasera da Anthony, ritorniamo alla sfilata. Grazie Pupia.